l'uomo della Astana, e vediamo quanto è successo. C'è questa strettoia, un restringimento improvviso, qualcuno stava effettuando anche il rifornimento dall'ammiraglia, ci deve essere stato appunto un contatto affrontando questo restringimento della sede stradale, si sono toccati e sono terminati a terra. Anche Morton per la Garmin. Quindi anche questo fa parte del ciclismo, anche lui che respinge senza dire. Potrebbe essere Vanotti, l'uomo della Astana? Potrebbe essere. Mi è venuto anche, mi sembra, Tiralongo. Ah, Nibali invece. C'è anche. È Vincenzo Nibali con Tiralongo. Eccolo Vincenzo Nibali. Colpo di scena dunque. Colpo di scena alla Lombardia. A 92 km, 93 km dalla conclusione, in questa caduta anche uno dei grandissimi favoriti di oggi, Vincenzo Nibali. E fra l'altro ci aveva abituato a questi suoi mezzi miracoli, capace di ripartire dopo le scivolate, dopo le varie cadute. Era successo al Giro d'Italia nella tappa di Pescara, era successo domenica scorsa alla Mondiale. Oggi però, Davide, mi sembrava molto molto dolorante. Nibali difficilissimo, credo che possa ripartire, così come sarà molto difficile che possa ripartire il compagno di squadra Paolo Tiralongo. Davvero sfortunati. Beh, i due più forti azzurri di Firenze di domenica scorsa praticamente ritirati, uno sicuramente Scarponi e l'altro, beh sì, non può ripartire Vincenzo Nibali. Botta al ginocchio sinistro per Vincenzo Nibali, che è ancora là a bordo strada, adesso si toglie il casco. Si era fermata un'ambulanza e questo ci lasciava pensare che la situazione fosse addirittura peggiore per Vincenzo Nibali. L'ambulanza che però segue la corsa è ripartita, così non per il siciliano, che è sempre fermo, adesso zoppicando sta andando verso la sua ammiraglia. Finisce qua dunque il Lombardia 2013 di Vincenzo Nibali, una brutta botta soprattutto sul lato destro, ma quello che più preoccupa credo è il ginocchio sinistro. Adesso viene accompagnato anche da Giuseppe Martinelli, che è il direttore sportivo della Astana, verso l'ambulanza, e dunque finisce qua il Lombardia di Vincenzo Nibali. Dopo il ritiro di Michele Scarponi, un altro in negativo purtroppo, colpo di scena per quanto riguarda i corridori italiani, con il ritiro dopo quello del marchigiano anche per il siciliano della Astana. Abbiamo visto anche Beppe Martinelli. E qua cerchiamo di capire ancora una volta quanto è successo, Davide.